Stasera sono qui e vorrei trovare un senso alle parole. Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo, cantautore siciliano, 24 anni. Vivere e lottare. Allora, ho iniziato più o meno abbastanza presto. Mi sono trasferito a Milano quando avevo 18 anni in cerca di fortuna e per circa 3 anni mi sono sorbito tanta indifferenza, diciamo così. In un momento di negatività per la mia vita, una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata, che si trova a pochi chilometri da casa mia in Sicilia. Quindi mi ha posto lì il 9 agosto di 2 anni fa per circa 2 ore in attesa che Battiato venisse fuori per fare una passeggiata. Lascio il mio CD e Battiato mi guarda malissimo, mi dice: c'è un CD dentro, va bene, ciao, fine. E il pomeriggio ricevo 5 chiamate anonime e un messaggio in segreteria, ed era lui che mi manifestava, insomma, il suo desiderio, la sua stima nei miei confronti, e quindi da lì poi ha aperto i suoi concerti, è nato questo rapporto splendido tra me e lui, artistico, e sono molto contento. Da lì mi mancava una mamma musicale, dato che avevo tra virgolette un papà, e quindi sono andato alla ricerca di Caterina Caselli, che ha risposto anche lei positivamente alle mie richieste di asilo, e quindi adesso, insomma, sono contento. Mi sento pronto per il Festival di Sanremo, assolutamente sì. Quest'anno per me è una doppia emozione, sia come autore con Malika e sia come artista con il mio pezzo, quindi sono contentissimo in duplice copia, diciamo così, quindi comunque vada, sono veramente contento. Allora, il mio album esce il 12 febbraio, si chiama Qui per te, conterrà un duetto con Franco Battiato ed è stato prodotto a Los Angeles da Daniele Luppi. E sono, insomma, lusingato di queste presenze, di questi musicisti, di questo produttore. Il regalo più grande che mi ha fatto è stato riuscire a capire e a creare a livello musicale e strumentale il mio mondo, che io ho cercato di trascrivere con le mie parole e con i miei, con le mie melodie. Ciao a tutti i lettori di Metro, da Giovanni Caccamo, a presto!